Trovati a Toscana Parlamento, la trasmissione a cura della redazione di Italia 7 che vi tiene aggiornati su tutte le attività del Consiglio regionale. In primo piano è rivolto ai giovani, soprattutto quelli colpiti maggiormente dalla pandemia, il bando decisamente più riuscito della regione toscana, quello intitolato Rigenerazione Toscana. Sono circa oltre 2 milioni quelli che andranno a 193 comuni proprio per sostenere i più giovani. È il bando più riuscito del Consiglio regionale, lo dimostrano i numeri, 2.232.000 euro che andranno a 193 comuni. Rigenerazione Toscana, il progetto fortemente voluto da tutto l'ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, è rivolto principalmente ai giovani, i più colpiti dalla pandemia. È un successo e dimostra la volontà di questa consiliatura di essere al fianco di cittadine e cittadini, del territorio e delle tante identità che lo compongono. Noi oggi presentiamo i risultati di, penso, il bando più riuscito del Consiglio regionale. Noi abbiamo stanziato all'inizio quasi 2 milioni di euro per sostenere progetti legati ai giovani, cioè a chi aveva sofferto di più durante la pandemia. Avevamo fatto intorno a 4 linee di intervento ed erano rigenerazioni differenti: rigenerazione sociale, la street art, aggregazione giovanile, i parchi gioco inclusivi, insomma. Quasi 200 comuni della Toscana hanno risposto con progetti molto belli e noi li finanziamo tutti. Abbiamo fatto una variazione di bilancio che aumenta queste risorse a 2 milioni e 300 mila euro circa, in modo tale da finanziare tutti i progetti e da dare risposte a tutti quei territori della Toscana che ce lo chiedono. Io sono orgoglioso di questo lavoro che abbiamo fatto insieme a tutto l'ufficio di presidenza e mi auguro di vedere questi luoghi vivi e attivi, perché lì c'è un pezzo di Toscana che riparte e credo che, insomma, per noi è stato uno sforzo importante, cioè abbiamo deciso, anche utilizzando la riduzione dei costi della politica, gli avanzi, di destinarli ad un progetti specifici. Era anche un rischio, potevano non rispondere nessun comune. In realtà le richieste sono state molto superiori a quelle che immaginavamo. Quindi un grazie ai sindaci, un grazie alle amministrazioni e speriamo che per i ragazzi possano essere davvero un momento di ripartenza. Lanciato il 20 aprile scorso con risorse proprie del Consiglio derivanti dall'avanzo di bilancio, inizialmente 1.750.000 euro, in poco più di un mese e dopo l'incontro con gli amministratori under 35, i ragazzi di Giovani Sì, il bando ha cominciato a riscuotere tanto successo e le domande da parte dei comuni a crescere, tanto che le risorse sono state aumentate. Partiamo dal ricordare come questo bando sia stato voluto da tutti i componenti dell'ufficio di presidenza, ognuno portando il proprio contributo, con una propria idea, con un proprio progetto. Il successo sta proprio in questa condivisione che abbiamo dimostrato sul progetto di Rigenerazione Toscana. Investire, credere nei giovani, specialmente in questo momento così delicato della storia toscana, è un segnale importante. Noi ci abbiamo veramente creduto, abbiamo fatto sì che le amministrazioni comunali fossero adeguatamente messe a conoscenza su progetti in cui abbiamo investito il nostro tempo, le nostre capacità, e abbiamo la soddisfazione oggi di vedere questo bando avere portato circa 2.200.000 euro nei territori per iniziative concrete. La volontà era quella di dare risposta ad ogni singola richiesta del territorio e lo sforzo messo in campo non è stato dei più banali. I progetti arrivati dai 193 comuni disegneranno il volto della Toscana più bella. Per promuovere i borghi minori della Toscana, il Consiglio regionale ha in mente questo progetto. Il nome è Toscana Diffusa, 40 piccoli comuni per l'estate. Promuovere nel cuore dell'estate i piccoli comuni della Toscana meno conosciuti da molti turisti rispetto alle città d'arte, ma spesso ricchissimi di storia, cultura, arte, bellezza e tradizioni. È questo il senso del progetto del Consiglio regionale Toscana Diffusa, 40 piccoli comuni per l'estate, che è stato presentato a Palazzo del Pegaso. I comuni piccoli montani hanno diritto di essere, diciamo così, rappresentati all'interno della regione toscana, in quanto spesso siamo marginali, ma non per questo meno belli, perché soprattutto i comuni, diciamo, dell'interno della regione toscana sono spesso, come Caprese Michelangelo, dei comuni montani che possono dire la loro dal punto di vista della natura, del turismo, della cultura. Pensate che Caprese Michelangelo ha un castello antichissimo dove è nato Michelangelo Buonarroti, con un museo apprezzatissimo
famosissimo in tutto il mondo, quindi molto conosciuto, e siamo anche terra di tantissime case di stranieri che vengono in vacanza nel periodo estivo e invernale. Fino all'inizio di settembre il Consiglio regionale della Toscana pubblicherà ogni giorno alle 20 sui propri profili social le foto, la storia e i riferimenti relativi a un comune toscano con meno di 1.500 abitanti. Noi facciamo tanto per cercare di farci conoscere, l'unico grande obiettivo che abbiamo, ecco, questa iniziativa naturalmente ci dà una grande opportunità, come dicevo, di avere la visibilità in quelle vetrine che solitamente non abbiamo. Chiani è una, come dicevo, un piccolo borgo medievale dove i medici Riccardi, cioè, avevano in qualche maniera disegnato il marchesato ai Riccardi, che abbiamo qui davanti il grande palazzo dei medici Riccardi, e quindi, ecco, rappresentiamo un po' anche noi la storia della Toscana, e come tutti i piccoli borghi vorremmo naturalmente avere l'opportunità di essere conosciuti. Grazie. L'obiettivo è quello di far conoscere la Toscana diffusa, quella dei piccoli borghi, un piccolo segnale di vicinanza e attenzione che l'Assemblea legislativa vuole dare ai municipi anche a fronte delle tante difficoltà che quotidianamente incontrano nell'amministrare la cosa pubblica. Tra gli obiettivi del Consiglio regionale ci sono quello di dare voce a chi ne ha meno e garantire uguali diritti a tutti sul territorio, valorizzando le aree marginali. È stato curato dal Gruppo Archeologico Paleontologico di Livorno un libro tutto dedicato al sito fortificato di Poggio alle Fate, una cinta muraria di epoca protostorica. Una scoperta particolare, nata dall'amore per il territorio e dalla curiosità di scoprirne tratti, tradizioni, identità. La storia del sito fortificato di Poggio alle Fate, una cinta muraria di epoca protostorica, è stata svelata in Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana, grazie al libro curato dal Gruppo Archeologico Paleontologico di Livorno. Il volume racconta il lavoro di squadra portato avanti dal gruppo con la Soprintendenza Archeologica di Pisa e Livorno e conferma l'enorme patrimonio di bellezza della Toscana, poco noto certo, ma non meno importante. Valorizzare un territorio significa anche far conoscere le sue bellezze, anche le sue particolarità, anche quelle poco conosciute. E io devo ringraziare il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzè, l'Ufficio di Presidenza, perché hanno accettato la richiesta di pubblicare questo lavoro che, a mio modesto parere, sarà molto molto interessante anche nella discussione e soprattutto nell'approfondimento non soltanto dei cosiddetti addetti ai lavori, ma permetterà a un'intera popolazione di scoprire che ha radici ancora più antiche e soprattutto ancora più importanti di quelle che si riteneva. E dunque è un tassello prezioso e importante. Questa pubblicazione servirà ovviamente a evidenziare anche il lavoro del Gruppo Archeologico Paleontologico Livornese, che ringrazio, così come la Soprintendenza, un gioco di squadra che noi vogliamo porre all'attenzione non soltanto delle comunità dei nostri territori, ma anche a livello regionale. E dunque questa occasione così bella e così preziosa ha anche questa finalità. Valorizzare il sito di Poggio alle Fate e con lui altri pezzi di Toscana deve essere un obiettivo delle istituzioni chiamate anche a far crescere quelle identità non del tutto conosciute che accrescono la bellezza e il valore della Toscana anche nel mercato turistico e ricettivo. Questo lavoro è stato per me una scoperta. Quando si fa tutela è sempre difficile conoscere in dettaglio tutti i territori. E chi meglio di un gruppo archeologico, di un gruppo che ha sempre lavorato sul territorio, per fornire a noi che dobbiamo provvedere alla tutela di questi territori, per fornirci delle indicazioni, dei suggerimenti e anche per portarci alla scoperta di siti che finora sono rimasti dimenticati, anche se già indagati negli anni 70, però spesso se a uno scavo non segue una divulgazione dei risultati rimangono una tonnellata di cocci, un po' meno in questo caso, un quintale di cocci, qualche quintale di cocci, e non esagero, e pochissime notizie. Tutti questi cocci avevano una provenienza solo come nome. Ecco, la serie di saggi che la Soprintendenza ha fatto con la collaborazione per la logistica del gruppo archeologico
è stato importante per riuscire non tanto a localizzare i vecchi scavi, di cui purtroppo non si conosce ancora l'ubicazione, però a capire quanto questo sito sia importante. Sono stati fatti solo 10 saggi, non è stato scavato tutto, sarebbe impossibile, però solo questi 10 saggi hanno confermato che siamo di fronte a un sito molto importante sui Monti Livornesi, un sito finora non adeguatamente valorizzato. Speriamo che in futuro appunto possa essere anche meta di fruizione, ecco, per un turismo magari interessato all'archeologia. Il libro rappresenta un approfondimento importante per cittadine e cittadini che grazie al minuzioso lavoro di studio hanno scoperto di avere radici antiche più importanti di quelle che credevano. Dal 26 al 28 di agosto la 7ª edizione di Senza Fili Pinocchio Street Festival all'interno del nuovo Media Center intitolato a David Sassoli. Il presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo ha parlato di un'iniziativa che si inserisce in quella ormai nota della Toscana diffusa. È stata presentata in Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana, la 7ª edizione di Senza Fili Pinocchio Street Festival, rassegna di teatro, musica e circo che si svolgerà dal 26 al 28 agosto. All'interno del nuovo Media Center intitolato a David Sassoli, il presidente dell'Assemblea Legislativa, ha parlato di un'iniziativa che si inserisce in quella toscana diffusa che rende la nostra regione tra le più apprezzate al mondo. Il Pinocchio Street Festival ha avuto il merito di essere entrato nel cuore di tante persone. È una formula immersiva, spettacoli e momenti di alta qualità dal punto di vista culturale all'interno di scenari bellissimi. Il paese di Collodi Castello, che ovviamente ha un fascino tutto particolare, la Villa Garzoni, il Parco di Pinocchio, col passare degli anni ha avuto sempre una maggiore rilevanza non solo sul nostro territorio ma anche molto oltre, sia appunto per gli artisti che vengono a esibirsi ma anche per l'esperienza che viene offerta. È un modo per vivere un territorio e i borghi e soprattutto per conoscere anche zone che forse a tanti sono sconosciute ma che, come ad esempio tanti angoli di Collodi Castello, hanno una bellezza veramente straordinaria. Quindi l'invito è in quei 3 giorni a regalarvi delle ore in mezzo alla bellezza, all'arte e alla cultura. In questa edizione 2022, che segna anche una ripartenza dopo il lungo periodo di emergenza pandemica, da Collodi parte anche un messaggio di speranza grazie allo spettacolo Anime Leggere dei mimi ucraini Dekru. Tra le performance più attese, quella degli svizzeri Andreas Manz e Bernard Stockley in Arte Compagnia 2, che riconduce la comicità di tradizione clownesca in una pièce teatrale esilarante. Altra chicca per quanto riguarda il filone della musica comica è la presenza del quartetto Euforia, composto da Marna Fumarola e Suvi Valgius ai violini, Hildegard Kuhn alla viola e Michela Munari al violoncello. Da segnalare anche lo spettacolo di teatro di figura dei Coppelia Theater, che porteranno in scena Trucioli e quello di circo contemporaneo dei Red One Duo. Siamo alla 7ª edizione, sa, quando si arriva alla 7ª un po' di rodaggio si è fatto, perché in genere alla 2ª e alla 3ª ci riflettiamo e ci ripensiamo. Se arriva alla 7ª vuol dire che quel passaggio iniziale è superato. Peraltro negli ultimi tempi abbiamo da offrire un territorio molto più vasto di quello che lo era in precedenza, nel senso che la Fondazione ha acquistato sia il giardino che la villa di Collodi, tutte le aree possibili disponibili su Collodi per realizzare questo progetto che ormai ha 25 anni del parco policentrico Collodi Pinocchio, che penso fu presentato alla Commissione europea a Bruxelles il 25 novembre del 1995. Da allora era un pezzettino, oggi tutte le aree di questo progetto sono della Fondazione e quindi il progetto ha preso avvio. Ovviamente un festival come quello rientra nel concetto e nelle attività della Fondazione, che essenzialmente si rivolge all'infanzia, i suoi compiti sono notevolmente ampliati, ma insomma si rivolge più ai giovani che non agli anziani come me. E quindi anche questo festival è sentito e noi abbiamo messo a disposizione tutto quello che di migliore abbiamo e soprattutto mi è molto piaciuto che si sia messa a disposizione che questo festival vada anche a integrarsi nel vecchio borgo di Collodi.
borgo dell'anno 1000, quindi la villa e il giardino sono 700 anni dopo, ma il borgo vero di Collodi, quello storico, è su, e quindi che si coinvolga questo è un fatto decisamente importante. È tutto da Toscana Parlamento, gli aggiornamenti dal Consiglio regionale, alla prossima puntata.